Konnichiwa! Benvenuti voi qui nel canale! Sono come sempre Giappo Gamer! Benvenuti qui in anteprima nazionale italiana, il videogame di Fairy Tail, un nuovissimo e magico JRPG, ovvero gioco di ruolo giapponese sviluppato da Gust, ovvero gli autori della famosa serie Atelier, e pubblicato dalla Koei Tecmo, basato sull'omonimo manga bestseller, tra parentesi, pubblicato da Star Comics, quindi bestseller creato da Hiro Mashima. Ecco a voi Fairy Tail, mamma mia, veramente questo incantevole nuovo titolo, ovviamente primo gioco, primo videogame su console, che racconta appunto le magiche avventure di Fairy Tail, mentre permetterà veramente a tutti quanti i fan, sia quelli che ne sanno veramente tanto su questa saga incredibile, sul manga e sull'anime, sia ai nuovi, di immergersi nell'amata storia che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo per oltre un decennio. Allora andiamo subito a vedere di cosa consiste questo Fairy Tail, ragazzi, che ovviamente porterò in serie qui sul mio canale. Ovviamente fa parte, insomma, della categoria Shonen Jump Magazine, pubblicato da Kodansha, ma lo vedete anche scritto, insomma. Ok, allora vediamo un po' settings, tanto vedere la difficoltà, ok, va bene, camera speed, ok, auto sì, bene. E allora andiamo col new game, vediamo un po'. Sono veramente stracurioso, mamma mia, ragazzi, mamma mia, non vedevo l'ora. Quando la Koch Media mi ha contattato, ho detto: ma caro Giappo Gamer, ti devi portare Fairy Tail? E tu, sono stato veramente ultra felice. Allora, マカロフの古来よ。 Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che anteprima. Ok, adesso direi che già il nome è molto positivo. Vai così, subito in battaglia, dai Yenatsu. Allora, vediamo un po' con il nostro Prodeat. Ah, subito il boss fight. Cavolo, controllate, sai, vediamo un po'. È un gioco di ruolo, quel che vedo, a turni. C'è tutto quanto il gruppo, il nostro team, composto da 5 personaggi. Allora, iniziamo a fare qualche magia, va. Fire Dragon Iron Fist, cioè il pugno di fuoco del dragone, è l'unico che si può fare. 4 punti magia. E cazzarò, gli altri non si possono. Vabbè, ok, vabbè, andiamo con i 4 punti magia. Ok, adesso ovviamente è boss fight, quindi è l'unico. Bene, vai Natsu. Vabbè, ma che caspita. Vai, allora vediamo un po' Iceman. Vabbè, lui ovviamente abbiamo già visto che ha creato una scala di ghiaccio incredibile. 6 punti magia, vai così. Oh, 458, porca miseria, grandissima. Vai con la Summon Virgo. Ok, che prende, dovrebbe essere, appunto, 8 punti magia, bello potente. Vai così, cara. Vai con la combo, mamma mia, spettacolare. E dai il colpo di grazia. Dai il colpo di grazia. Mamma mia, che pezza. No, ma ancora a piedi, no, dai. Ma perché? Nani, cosa? Occhio all'attacco, infatti appena detto. Coraggio Gilda, coraggio. E vabbè. Eccala.
Sì, pure così, e no, dai. Povero Natsu. Dici tu c'hai la forza di Gramps, cioè di un nonno. Dice no, dai, smettila di parlare, muori. Occhio. Oh, Laxus, grande. Dice, ok, ma questo è tutta l'energia che c'hai, Natsu? Ecco la che parte la musichetta. Io sono l'unico che aveva fatto visita al primo maestro, insomma, e che comunque, insomma, ha combattuto anche il secondo maestro. Mamma mia, ragazzi, che grafica incredibile. Spettacolare, spettacolare. Dice, might as well dig your grave, comunque di essere pronto al tuo funerale qui adesso. Occhio. Allora, quindi prende, poi non fa nemmeno difendere o utilizzare gli oggetti, però direttamente la magia. Vabbè, attacchiamo direttamente la magia. Wrecking Bolt, 24 punti magia, dai, coraggio. Allora, vedete che poi, ecco, si può anche spostare, posso spostare l'attacco. Quindi prende indietro e in avanti, così si possono spostare anche i vari personaggi. Vai, vai. 2392 punti d'attacco. Vai. No, e dai, che è 302. Dice quella magia circolare. Vai, riattacchiamo. Ok, adesso ci ha sbloccato anche gli altri. Vediamo un po', 24. Beh, Thunder Dragon, direi 46 punti magia. Vai, vediamo un po' che caspita. Vai, 46 punti magia. Oh, vai, punto critico, ah, meno male, va. Oh. Porca la miseria. Cazzarola, che magia. No, pure lui a terra. Porca la miseria. No, pure lui a terra, cazzarola. Ok, dai che Natsu si è ripreso, va. Dai, Natsu. Già, dice, ma come fa comunque ad avere i poteri ancora, insomma. Laxus gli ha tirato di tutto. Però Natsu è cazzuto, eccolo qua. Vai così. Belle pure le musiche, ragazzi, mamma mia. Dice, no, vabbè, tu ovviamente hai avuto il momento di combattere per la Gilda. Noi siamo tutti quanti qui. Vai ancora. Allora, Lightfire 14 punti magia. Lightfire Dragon Roar 26. No, andiamo con la Crimson Lotus Exploding Lightning Blade. Vai così. Vai così. 1460, ma non crepa proprio sto maledetto. Porca la miseria, dai, altri 48, vedi se ce l'abbiamo. Vai così. Che cavolo, dice Grey, dice è finita. Dice, sono totalmente senza magia. No, ma ancora è vivo. Ma sto Hades maledetto. Dice, ma quante decadi devo aspettare, insomma, prima che qualcuno
combatta così, insomma. Però prima gli chiedo comunque una gift, un regalo, comunque ti ringrazio per aver combattuto così. Sonna. Erza, dice no, non può essere. Demon Eyes. Occhi del demone? Oh cavolo, oh cavolo. No, no, ti prego, No, cazzarola. C'ha l'occhio satanico. Dice, ecco, questo è l'abisso. Sto espandendo i miei poteri, insomma. Fino a oltre l'immaginazione. Carla adesso si sta incazzando per bene. Dice, è finita Fairy Tail. Dice, l'abisso. Dice, è un potere incredibile. Erza. Dice, sì, questo è il patto della stregoneria, che fa scendere direttamente nell'abisso più nero. That is where the primordial magic lies. Cioè, quindi questa è quello che viene chiamato, diciamo, le bugie primordiali della magia. Mamma mia. Dici questo così ho ottenuto. I come so close to obtaining it. Insomma, sì, comunque, insomma, alla fine ci sono arrivato a ottenere questo potere. Ma io comunque, insomma, devo comunque, I must go, devo comunque andare deeper, ancora più in profondità. Io sì, comunque finalmente mi hanno dato questi poteri. The Grand Magic World, insomma, il mondo della grande magia, il mondo magico, il grande mondo magico, il mondo di Zeref. Dice, stasera Zeref, insomma, vuole cambiare il mondo. E io finalmente posso ottenere questo potere magico primordiale. Dice, potere magico primordiale. Dice, voi non potete sapere, non potete conoscere che cos'è il grande mondo magico, che può prendere. Voi siete fortunati, insomma, ad andare giù nell'abisso. Eccola. Dice, oddio. Dice, lei c'ha paura. Dice, fa così paura, io non posso. Nanda, dice, no, ma come paura, insomma, dai, noi siamo tutti qui come fossero fratelli. Amici, insomma, amici, fratelli. Dice, ma dove dovremmo andare noi, insomma? Vai, combatti, Natsu. Dice, ok, va bene, allora adesso mi alzo e combatterò. Dice, non ho paura di te. Grandissimo coraggio, Natsu. Dice, no, ha ragione per essere... per essere... per avere paura, insomma, non sono da solo. Infatti saputa la gilda. Grande Lucy. Vai, si è ripresa. Vai, oh, si riprendono tutti quanti. Dai, Erza, col suo spadone. Vai, ok. Dice, noi non abbiamo paura. Combatteremo fino alla fine, until the end. That's what makes us a fairy tale. Cioè, quindi questo è quello che fa Fairy Tail, insomma, la gilda Fairy Tail. Quello di combattere tutti insieme. Dice, dai, andiamo adesso. No, non avete speranza. Vabbè, siete come sono giapponesi. Eccola, la danza
del demone sporco, insomma, ma in realtà forse cattivo, voglio intendere. Mamma mia, che magia. E vabbè, 3129, che caspita è? Ma che caspita? No, andiamo con questa qua, con la spada pentagramma, vai, così. Quanti caspia sono questi? Quanti demoni ci stanno? Quanti avvocati? 5, 5 più lui. Ma che caspita, vai. Ok, bene. Allora, vediamo un po' tu che c'hai. 9, con la Sky Dragon Wing Attack, vai. Non so se andare tente su contro Hades o contro uno dei demoni. Vai contro Hades, vai. Ok, vai col Fire Dragon e Brilliant Flame. Perché comunque è quello che c'ha più punti magia in assoluto. C'è una 16. Vai caro, vai Natsu. Vai Natsu, così Natsu. Ok, no, andiamo direttamente con l'Ice Make Ice Bringer. Che comunque è il... è l'attacco più potente che c'hai di magia. 20, vai. Ok, abbiamo fatto fuori i demoni. Notai sul Summon Capricorn. Che poi sarebbe Capricorn il mio sogno zodiacale. Bene, bene, vai così. Vai, Lucy. Capricorn, ovviamente sembra un ariete più che Capricorno. Dici, voi presumete di fermarmi? Vai Erza, coraggio Erza, vai con la tua spadona. Ma c'è pure due belle ghiandole mammarie, ma va bene, ok. Grandissima Erza. Vai R1. Ok, Chain 1, andiamo di catena 1. Cavolo, cavolo, vai così, vai così. Vai così, ok, vai con punti critici. Mamma mia che battaglia ragazzi, vai con... Oh! Due cene, due catene, bene, 465 punti totali di danno. Dovrebbe essere finito? Dice no, non posso perdere con Makarov. Mamma mia, Natsu sta incazzato nero, vai, vai Natsu. Dice no, il demone non può, non può perdere tutte le sue armi magiche, insomma. Grande Luxus che ci incide tutta la gilda. Vai così Natsu. Spaziamolo via Hades. Ok, hai visto, questa è la nostra gilda. No, ma ancora è mezzo vivo. Ma che caspita, ma... No, però sta a terra, va. Dice Grey, dice, è finita. Dice, ce l'abbiamo fatta, dice Wendy. Ecco Makarov. Dice ben fatto ragazzi. Eccolo va. Dice ah Gramps, quindi tipo nonno, insomma. E oh, ce l'avete fatta venire tutti quanti voi. Dice veramente vuoi andare giù nella nell'oscurità? Dice, ma io te l'avevo detto, l'origine delle magie è nell'oscurità, insomma, solo chi nasce nell'oscurità, insomma, può utilizzare le armi magiche, o comunque la magia. Però in questo caso è magia nera, ovviamente. Dice questo, insomma, fa parte del patto, insomma, fra maghi, insomma, è una cosa, è una verità essenziale. Dice così vicino potevo ottenere la magia primordiale.
そんなものを見つけても何も変わらんよ。Dice, io non te l'ho detto di comunque cambiare qualche cosa. Dice, infatti la luce o l'oscurità, insomma, l'origine della magia non importa. Dice, la magia è vita, insomma, non cambiano i tempi. Dice Fairy Tail, insomma, dopo tutto è libertà. Dice, tutto questo è quello che ti insegna, che volevo insegnarti. E manca roba, se ne va. E allora, eccoci qui nella schermata principale di questo Fairy Tail, ragazzi, questo videogame targato Koei Tecmo e Gust, è veramente incredibile, ne vedremo nelle belle, ovviamente lo porterò in serie sul canale, ovviamente. E allora, quanto riguarda questo primo episodio, termina qui, io spero che vi sia piaciuto, se così fosse vi invito a lasciarmi un like, un commento, una condivisione con i vostri amici per far conoscere Giappogamer lungo e largo. Vi invito a seguirmi nei miei vari social, rivela come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram e canale Telegram. Basta scrivere Giappogamer su questi social e mi trovate agevolmente. In più vi invito anche a iscrivervi al mio canale, mi raccomando attivate la campanella per rimanere semplicemente aggiornati sui miei vari video, episodi su gaming giapponese a 360 gradi. E in ultimo vi ricordo anche il blog su WordPress, giappogamer.com.blog, dove scrivo praticamente news e recensioni vari sui videogiochi che riesco a portare a termine sul canale. E allora, cari Giappolovers, vi ringrazio uno a uno per essere stati fin qui, e dal vostro Giappogamer per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi!